Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giovedì della 30ª settimana del tempo ordinario. Concludiamo così il mese di ottobre e domani entreremo con la solennità di tutti i santi nel tempo, ecco, del mese di novembre. Ma la lettura di oggi è un monito bello, no? Per poter pensare anche alla santità. San Paolo nella lettera agli Efesini dice: rafforzatevi nel Signore nel vigore della sua potenza. Mi riegheggio un pochettino: tutto io posso in colui che mi dà la forza, Cristo Gesù, Signore nostro. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. L'immersione in questo mondo prevede che noi siamo un po' a combattere con il diavolo che ci vuole dividere appunto dal Signore. Quindi siamo chiamati un pochettino a superare quella che è la separazione che il diavolo vuole fare con il nostro creatore. Dal Signore riceviamo la forza del combattimento, per il combattimento, questa armatura spirituale che siamo chiamati a metterci, l'armatura della verità, della giustizia, della pace, della fede, della salvezza, della parola di Dio. Sono doni che noi riceviamo in abbondanza. Tutto questo, dice sempre San Paolo, è frutto anche di una preghiera che ci fa, appunto, desiderare le cose di Dio. E allora il brano del Vangelo di oggi, in quella Gerusalemme che osteggia il Salvatore, perché ha detto Gesù: parti e vattene via da qui perché Erode ti vuole uccidere. Andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio i demoni, compio guarigioni. Quella città santa, la città della pace, è il luogo invece del massacro di quelli che sono gli inviati di Dio. E allora ecco i segni che vengono compiuti dal Signore, sono una testimonianza, la testimonianza del regno di Dio. Scaccio i demoni, compio guarigioni, oggi e domani, il terzo giorno, la mia opera è compiuta. E allora la conversione avviene realmente nella misura in cui accogliamo sempre di più il Salvatore, che è venuto a donarci la salvezza e quella grazia che ci aiuta a guardare sempre le cose sante. Benedetto colui che viene, re nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. E allora, se queste parole del versetto del Vangelo veramente scendono nel nostro cuore, siamo contenti e gioiosi di avere il Signore come nostro Salvatore. E allora ci sarà veramente pace sia sulla terra che nel cielo. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.